Ciao a tutti, sono il dottor Gianluca Italiano, fisioterapista, e oggi vi voglio dare alcuni consigli su come stare seduti davanti al computer. La prima cosa da fare, e molto importante, è sedersi bene in fondo alla sedia, in modo tale che sia lo schienale a sostenere il rachide e non siamo noi attivamente a doverlo fare. Se come in questo caso lo schienale è un po' troppo morbido, posso sempre aggiungere un cuscino da mettere a livello lombare. Attenzione però a non metterlo troppo in basso perché questo potrebbe portare poi il sedere a scivolare in avanti. La seconda cosa da controllare è che coi piedi ben appoggiati per terra il ginocchio rimanga a 90 gradi. In questo caso lo sollevo un attimino con la sedia che si può alzare e mi metto comodo. Mi avvicino al tavolo e appoggio i gomiti. Cosa devo controllare stavolta? Che le spalle non siano né troppo sollevate e né troppo depresse. E se dovessero esserle, è importante che anche il tavolo sia aggiustato alla nostra altezza. Per finire, lo schermo deve essere all'altezza degli occhi e quindi sempre ben sollevato, almeno 10-15 cm in questo caso. Quali sono gli errori più comuni che si fanno? Il primo è di non sedersi in fondo e di mettersi sul bordo della sedia. Questo non fa altro che o lasciarci cadere in avanti e quindi farci venire del dolore alla schiena, o al contrario, mettersi molto in tensione e dritti e far venire delle contratture alla muscolatura che deve stare tutto il giorno in tensione. Un altro errore che si può fare è quello di non appoggiare il gomito al tavolo e questo comporta che poi, utilizzando il mouse o la tastiera, il movimento non si fermi al polso, ma arrivi alla muscolatura alta del collo che prima o poi ne soffrirà. E il terzo errore è quello di andare a prendere i cassetti o il telefono o un foglio nella stampante muovendo la schiena, ruotando il tronco e piegandoci in avanti. Se abbiamo queste sedie che si girano, è molto più utile usare questo movimento invece di piegarci noi. Per oggi è tutto, vi ringrazio e alla prossima!